sud. Come sapete, il sud Italia ha sempre avuto, diciamo, invece una specie, diciamo, di inevitabile confronto, comparazione con il nord, è sempre stata il meridione, la zona, diciamo, più arretrata, più abbandonata, era addirittura una miniera delle ricerche antropologiche degli anni 50. E poi però il problema è che mentre molti pensieri, molti eretici, quasi tutti i pensatori, secondo me, italiani di un certo livello sono comunque del sud rispetto al nord, di fatto anche le eresie, cioè le proposte diverse, non le eresie come errori, ma le eresie come alternative, come proposte diverse, come voli verso l'utopia, sono spesso frequenti nei personaggi meridionali. Quello che fondamentalmente Carmelo indica è che c'è un'eresia davvero altra, quando appunto invece di compararsi, invece diciamo, di far rientrare lo sguardo verso il nord, ci si approfitta di una posizione liminare, della posizione del sud, per guardare ancora più a sud, e cioè per guardare il nulla, per guardare cioè l'oltremare, come lo chiamava lui, l'oltrecielo. Direi un sud davvero salentino, perché poi è un sud oriente, in un certo senso, quello verso cui si ispira Carmelo, e alla fine è il sud dei santi, perché è abitato dai santi, a partire da San Giuseppe da Copertino. Cioè a partire i santi sono identificati quasi tutti, anche se arbitrariamente, in San Giuseppe, che è il campione, secondo lui, il campione della mistica, non solo perché volava, ma perché appunto volava annullando la sua identità e perché volava annullando il pensiero. Quindi il depensamento, che non è, insomma, annullando il pensiero cosa vuol dire? Non annullando la riflessione, la profondità, la ricerca di qualcosa, ma annullando il peso di un pensiero razionale, di un pensiero pesante, pedante, diciamo, di una razionalità eccessiva su cui sostanzialmente non può nascere una vera occasione di rinnovamento, mentre invece l'occasione di rinnovamento nasce guardando al di là dell'al di là, questo è il senso, diciamo, del sud. E quindi indica, a partire dal Salento, indica questa prospettiva di guardare ancora più a sud, perché più a sud del sud c'è appunto l'infinito, l'oltremare, l'oltrecielo. E lì finalmente la religione, l'arte, la magia, cioè lì finalmente può essere una terra in cui, una terra, cioè un cielo. Il cielo d'Otranto, invece della terra d'Otranto, era, diciamo, il suo panorama effettivo. E quindi i santi si aggiungono, perché a quel punto non si è più. In qualche modo, sai, noi siamo una terra di, come si diceva, di poeti, santi e navigatori, e allora il poeta, diciamo che il poeta Carmelo ha indicato il sud del sud dei santi, e voi in qualche modo, e te Franco nella fattispecie, cominciate a essere invece i navigatori, quelli che trovano altre terre, invece di perdersi nell'oltremare e nell'oltrecielo, dove invece, diciamo, questo incanto è fondamentale, perché un'alimentazione è fondamentale. Ma c'è una relazione tra arte e santità, tra gli artisti e i santi? La relazione esiste, io penso, grazie a Carmelo, perché ripeto, una volta con una Filippi, che è una studiosa di mistica e di teatro, facendo il verso al famoso quadro di Magritte, questa non è una pipa, fece un articolo, secondo me, molto interessante. Carmelo Bene non è un mistico, è vero, non è un mistico, però fondamentalmente i mistici sono il suo modello. Allora, qual è la relazione con l'arte? Ma l'arte fondamentalmente sfonda, va verso un infinito di cui tocca il vicolo cieco, non arriva mai ovviamente alla metafisica, non arriva mai ad essere propositivo in senso fideistico, e però cerca concretamente di fabbricare verticalità, di fabbricare quindi ascese, no? E queste ascese contemporaneamente sono sia la possibilità, insomma, di essere coi piedi per terra ma con la testa in cielo, e dall'altra parte sono anche però l'unica possibilità che ha l'arte come dovere, che è quello cioè di essere critica della cultura, di non essere un settore della cultura, di non essere un settore del mercato, oggi diremmo culturale, ma di esercitare una fuga, appunto, un volo il più possibile,
ovviamente bisogna avere, come si dice, le ali, bisogna avere i mezzi, bisogna poi che tutto questo diventi una tecnica. Io credo che nella tecnica non materica, non quella teatrale pura, la tecnica cioè della voce, del corpo, eccetera, ma c'è una tecnica mentale che Carmelo indica e che non riguarda soltanto Carmelo, perché io penso che l'eccezione in qualche modo è l'eccezione è la regola nell'arte. Quindi io penso che riattraversando gli eccessi, gli esempi e le possibilità che ancora i testi di Carmelo, il video di Carmelo, l'opera in qualche modo di Carmelo ci può indicare, noi troviamo poi che queste qualità eccessive, assolute, assurde, sono inevitabilmente anche la verticalità che ispira tutti gli attori, che, anche se la negano, anche se la compromettono per una giusta, diciamo, per toccare un prodotto, una sopravvivenza, un'opera, diciamo, ma è, come diceva Carmelo, è fuori dell'opera che si è capolavori, e cioè il problema è di superare il fatto del prodotto e rientrare invece in questo processo infinito. E io penso che le regole che Carmelo ha dato al teatro sono davvero rintracciabili, almeno come spirito, come tensione, all'interno di tutti coloro che seriamente ci provano, insomma, sia i poeti, sia i santi, e direi soprattutto gli attori intesi come Carmelo li intendeva, cioè attore assoluto vuol dire più che un autore, è qualcuno che si rivela nell'atto e nell'attimo. E l'atto non è né un fatto né tanto meno un testo, è trascendere sia l'uno che l'altro. Ora scusate se parlo in termini un po' difficili, paracarmeliani, ma effettivamente il problema è che Carmelo non è che impone un linguaggio paradossale, ci propone un linguaggio che sfida il linguaggio, altrimenti non si potrebbe fare poesia, non si potrebbe fare arte. Il linguaggio dell'arte magari alla fine ridotto in minimi termini potrebbe essere anche tranquillamente detto in parole povere, ma le parole povere non servono.